Bentornati in diretta dopo Macbeth nella notte, Vasco Bronte e le luci della centrale elettrica. E abbiamo al telefono Melissa Panarello. Buongiorno Melissa. Buongiorno, ciao. Benvenuta. Allora, Melissa, intanto devo dire, io ieri avrei voluto anche scriverti, avrei voluto mandarti un messaggio perché ho finito il libro e volevo proprio dirti quanto mi è piaciuto, poi ho detto vabbè, aspettiamo, arriviamo all'intervista e ne parliamo insieme, non volevo essere invadente. E, partiamo però dalla tua scelta musicale, come mai Macbeth di Vasco Brondi? Ma guarda, è una canzone che in realtà mi è sempre piaciuta, ho sempre ascoltata con grande piacere. E ultimamente mi è capitato di risentirla dopo un po' di tempo che non lo facevo e mi ha proprio fatto venire in mente la protagonista, una delle protagoniste di questo romanzo, che è Clara. Cioè, mi sembra un ritratto molto, molto preciso, in maniera quasi misteriosa, di questo personaggio così, così fumoso, così però allo stesso tempo carnale, con questi occhi verdi che si perdono nella nebbia, questa dannazione che le riguarda entrambe, tanto la donna cantata da Brondi quanto appunto la mia protagonista. Perché la tua è una storia, diciamo, appunto quasi uno specchio. Ci sono due protagoniste, cioè Melissa e c'è Clara, c'è una scrittrice e un'attrice, diciamo, che a un certo punto si sono già incontrate nella loro vita, perché una è stata la protagonista del film tratto dal libro dell'altra, e a un certo punto si rincontrano. E da questo incontro viene fuori un lungo racconto. Un lungo racconto che tiene come filo conduttore, fra gli altri, anche quello dei soldi. Perché? Perché Clara trova particolarmente efficace, data anche la sua condizione di difficoltà economica, ma non solo, anche proprio perché pensa che sia un buon modo per raccontare la propria vita, parlare anche di soldi. Tant'è vero che a un certo punto la scrittrice si trova a guardare gli estratti conto e a considerarli un po' come una sorta di diario. Io, visto che ho letto che ci hai messo circa 3 anni a scrivere questo libro, quindi voglio capire come si è costruita nella tua mente Clara. Guarda, è una domanda molto buona, perché non lo so. No, molto bene. No, non lo so davvero. Io di solito riconosco sempre una matrice nei miei racconti, cioè qualcosa che li ha fatti nascere, un germe, no? Questa volta io non me lo ricordo, sarà perché appunto per me 3 anni sono tanti, no, non sono un breve tempo di scrittura, perché io sono di solito molto veloce a scrivere. Questo è stato un romanzo lungo da scrivere e quindi forse ho perso un po' di vista la nascita. Allora, Clara è comunque un personaggio che, da quello che mi ricordo quando appunto ho iniziato a scriverlo, Mi è stato subito molto chiaro. Cioè, io in lei ho subito visto quella che appunto dicevo prima, cioè questa dannazione, questa furia, questa furia anche abbastanza sopita, se vogliamo, no? Cioè che vive sotto i bracci, ma comunque di furia si tratta. E la cosa bella e interessante è che mi è rimasta ancora addosso. Cioè, nonostante sia un libro strachiuso, appunto anche soprattutto perché è appena stato pubblicato, quindi in teoria dovrebbe essere, come dire, non più parte di me, in realtà questo personaggio mi è rimasto addosso. E quindi com'è nato? Probabilmente è nato nel momento in cui avevo pochissimi soldi, okay. Se devo dire la verità. Sì. Per cui ho detto, boh, vediamo che cosa succede se mi metto a parlare di soldi. Ok, sì, questa cosa molto spesso quando parliamo con scrittori e scrittrici ci dicono, poi una volta che il libro esce, viene pubblicato, è un po' come lasciarlo, però io non sono mai convinta di questo, perché poi mi rendo conto invece che quando ne parlano è come se fosse rimasto attaccato addosso, quindi credo che succeda abbastanza spesso, nonostante uno cerchi forse per protezione di mettere una specie di filtro, no, fra se stesso. E sì, guarda, no, io in realtà in passato questo era molto vero, cioè quando io dicevo me ne sono liberata, non fa più parte di me, okay. Quasi non dico che non mi interessa più, però come dire, non è più la mia indagine, cioè non è più la cosa fondativa dei miei giorni. Ed è vero, cioè spesso è stato così, sempre è stato così, ma nei confronti di questo libro no, non so dirti bene perché, cioè forse sì, insomma io dentro ci ho messo
mi sono messa moltissimo in gioco come scrittrice, come essere umano, per cui questa intensità probabilmente è inarrestabile. Io ci ho visto un po', forse anche perché non so se ce l'ho voluta vedere o se è effettivamente così, magari me lo dici tu, ti ho visto anche un po' del tuo libro del 2019, del primo dolore, perché ci ho visto un po' di questi personaggi che soffrono di questo retaggio materno che lascia dei segni, di questa maternità invece anche, diciamo, proiettata al futuro che ogni tanto si spezza e che è faticosa. Ho visto un po' una linea, anche se sono libri completamente diversi, però insomma ci sono sempre due donne, ho sentito qualcosa di collegato. Ora non so se magari è semplicemente un discorso di legami di vita o di anni, perché poi alla fine gli anni quelli sono, insomma, no? Come ma scrittura. Guarda, sì, devo dire che in effetti il filo conduttore che lega i miei romanzi più di tutto il resto è proprio il rapporto con la madre ed è il rapporto con lo specchio, cioè il rapporto con il doppio. Ci sono sempre due donne che in qualche modo si passano il testimone, due o tre donne, barra due o tre donne, che sono opposte e allo stesso tempo complementari. Ed è una cosa che a me piace molto, perché appunto io credo nella molteplicità del femminile, credo che ognuna di noi non sia una cosa sola, ma sia tante insieme. E quindi raccontare questa molteplicità attraverso due donne che sono due, ma possono essere anche una, che in certi momenti si toccano quasi fino a compenetrarsi, ecco, è una cosa che come scrittrice mi piace molto, e mi piace molto mischiare il piano del vero col piano della finzione e giocare con la verosimiglianza. A questo proposito c'è proprio un punto in cui Melissa, cioè la scrittrice, fa questa scoperta, no? Ero sempre stata convinta che quella rotta fosse lei intesa come Clara, lei quella bisognosa. L'abisso è stato scoprire che forse non era così. A proposito di piani, no, che si invertono, quando si è convinti di voler salvare qualcuno e scoprire che magari, non dico che quell'altra persona sta salvando noi, ma noi abbiamo qualcosa di rotto che va ricostruito, almeno non tanto quanto lei forse, ma qualcosa c'è. Sì, guarda, questo è un errore che come esseri umani facciamo molto spesso, cioè avere la certezza inossidabile di essere interi e di essere integri e di essere quelli buoni, quelli bravi, e che quelli rotti e cattivi siano gli altri. E quindi addossare poi agli altri la responsabilità delle disgrazie, di tutto il male che ti viene, no? Mm-hmm. E invece la cosa bella, l'abisso, ma anche la salvezza, è proprio scoprire che non è così. Cioè scoprire che in realtà tu sei rotto, sbagliato, e cattivo e brutto come gli altri. Certo. Cioè trovare negli altri quello che veramente sei. Che fa ovviamente molta paura. E a proposito del discorso dei soldi, no? Tornando un pochino anche alla trama, giusto per dare qualche accenno a chi ci sta ascoltando, appunto c'è questo incontro, rincontro tra queste due donne e Clara racconta la sua storia seguendo un po' il filo conduttore appunto dei soldi, perché lei ha iniziato molto presto come attrice da una famiglia che già aveva un rapporto complesso con i soldi, soprattutto sua madre, e si ritrova a maneggiare grandi quantità di denaro e non rendersi praticamente conto di questo, anzi forse utilizzandoli anche un po' come se fossero dei giochi, no? delle caramelle da distribuire un po' a tutti. A un certo punto Clara dice: chi paga ha sempre il controllo, chi è pagato non è mai libero. È anche molto un discorso di libertà e di controllo quello che tu fai, o quello che si fa in generale con i soldi. Sì, no, i soldi regolano, non sono solo un fatto matematico, statistico o appunto qualcosa di confinata al regno dell'economia. Cioè, i soldi raccontano la tua storia, raccontano la tua storia di individuo, ma raccontano anche i sentimenti. Cioè dentro i soldi ci sono anche i sentimenti. E, cioè Clara fa proprio questo, cioè Clara racconta la propria storia attraverso il denaro ed è attraverso quell'elenco di cose fatte o di cose perse con il denaro che noi capiamo
chi è Clara, cioè qual è la sua storia familiare, qual è la sua storia personale, come ama Clara, come è stata amata. E io credo che è un esperimento che si può fare su tutti, cioè su tutti noi, basta che guardiamo i nostri conti corrente. Io credo che lì riconosciamo moltissimo di ciò che siamo stati, che siamo stati proprio come individui, come amanti, come padri, come madri. Lì c'è tutto, e da lì non si scappa. Tra l'altro c'è da aggiungere ovviamente che stiamo parlando di donne e quindi per esempio a me è venuto subito in mente quando si parla di violenza in casa o nelle coppie, il discorso economico è fondante, nel senso che una donna che subisce violenza ma che non è autonoma economicamente, non è indipendente, non può sfuggire, cioè è molto più difficile che fugga. Mi è venuto in mente quel film con Maid, forse era, in cui la Sì. ragazza scappa. Mi è venuto in mente perché ho pensato, appunto, lei, per esempio, trova tutta una serie di problemi burocratici legati anche proprio ai soldi e non riesce a uscire da un loop che si forma. Quindi la questione, cioè, le donne hanno effettivamente molti più problemi con i soldi, anche a raccontarlo. Guarda, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Intanto perché sì, a raccontarlo, come dici, perché i soldi sono un grandissimo tabù, perché sono associato a qualcosa di sporco, un po' come il sesso. E soprattutto le donne, per le donne è un argomento ancora più tabù. Cioè, le donne possono essere associate ai soldi solo quando si fa un discorso sul risparmio. Cioè la brava donna, la brava moglie, la brava fidanzata che sanno risparmiare. Cioè risparmiare i soldi fondamentalmente fatti dal marito. E Certo. non viene mai fatta una narrazione su come una donna possa diventare ricca o come possa amministrare bene le proprie risorse economiche, come le possa investire. Cioè, non viene mai fatto un discorso di accrescimento o comunque di orgoglio del proprio denaro. È tutto un andare a risparmio. Una povera donnina che va al risparmio delle proprie poche risorse economiche. Insomma, è tutto molto misero, cioè è un racconto molto misero che si fa sul femminile i soldi, quando dovrebbe essere invece sfavillante, perché i soldi ti permettono di essere libera, libera da rapporti malsani, sono il biglietto di sola andata verso una vita che tu ti costruisci. Certo. Io, guarda, sono molto molto fiduciosa nelle nuove generazioni, però i dati oggi sono inquietanti, cioè solo il 58% delle donne ha un conto corrente personale e il 68% si dichiara economicamente autonoma, mentre invece il 32% dipende da partner familiari. Questo è un dato allarmantissimo, cioè significa che cioè le donne non hanno un conto corrente proprio Sì, ed è è terribile, terribile. significa che fanno i soldi e li danno a qualcun altro oppure non li fanno e sono, non dico schiave perché poi magari c'è chi si sceglie quel tipo di vita, ognuna si sceglie la propria libertà come meglio crede ovviamente, però spesso non dipende, non è una libera scelta. Melissa, è evidente anche, appunto, sentendo di parlare, ma soprattutto conoscendo la tua produzione trasversale, tra saggistica, romanzi, fumetti, albi per ragazzi, Per per ragazzi. bambini, è veramente, riduttivo, ricordarti soltanto per un libro del 2003, tra l'altro. Molto riduttivo, però sono sicuro e tra l'altro ho già visto reazioni anche relative alla tua giusta presentazione, anzi proposta allo Strega. Sì. Poi la strada sarà, Vedremo, vediamo, vedremo, molto vediamo. presto. C'è da tifare sicuramente da parte nostra. Come vedi, perché vedi questo pregiudizio? Ma soprattutto come risponderai a eventuali distratte persone che ricorderanno soltanto quel libro Sì, del io ho letto 2003. recentemente due o tre interviste su questo libro. In effetti c'è un continuo rimando, ma è una cosa che tu, diciamo, sopporti, è una cosa che in qualche modo ti fa piacere, riesci a fare un collegamento. Come funziona un po'? Ma guarda, in realtà nell'uno nell'altro ormai è È inevitabile, cioè inevitabile. non posso combatterle in nessun modo Uscirne. questa epidemia, cioè è peggio del Covid. Il Covid l'abbiamo superato e c'è più di spazio da continuare
a infettarci tutti. No, vabbè, io lascio che gli altri dicano quello che vogliono, certo. Cioè non è assolutamente un problema. Io non rinnego il mio romanzo, okay. Assolutamente, io sono qui grazie a quel romanzo, io continuo a scrivere grazie a quel romanzo, ho fatto la vita che ho fatto e che faccio grazie a quel romanzo. Io con questo libro, con Storia dei miei soldi, ho giocato anche con il ricordo di 100 colpi di spazzola e con quello che ha rappresentato. Quindi per una volta l'ho reso protagonista proprio forse per cercare di disinnescare anche, no, questa cosa che si è creata. È inevitabile, ce lo diceva anche Umberto Eco, lui pure. Sì. Con le dovute ovviamente distanze mie di Eco, perché non mi permetterei mai, però lui lamentava sempre in maniera non lamentosa ma proprio di constatazione, lui era ricordato come autore di Il nome della rosa, perché è chiaro che un libro che ha molto successo ti segna per sempre nel bene e nel male. Certo. Sì. Senti, torno un attimo al discorso del rapporto con la madre, perché anche questo è molto legato ai soldi nella tua storia. C'è un punto che mi ha colpita molto quando Clara racconta di quando era piccola, che la madre a un certo punto la portò perché l'avevano iscritta a un corso di nuoto e dovevano comprare l'occorrente per fare questo corso, e la madre era quasi dispiaciuta di doversi separare di questi soldi per pagare queste cose per la figlia, nonostante i soldi li avessero, non è che fosse proprio ma c'è un discorso di base, e Clara dice: lessi tantissima povertà anche se stavamo facendo una cosa da ricchi, in quel momento pensai: nessuno dovrà mai vedermi con la faccia da povera. Parliamo un po' di questo discorso di quello che si vede dei soldi, la faccia da povera. La faccia da povera, sì, ma è perché la vergogna che ti danno i soldi quasi niente te la dà, forse solo il sesso. Ora tutto è sdoganato, anche se il sesso è molto più sdoganato ovviamente. È molto vergognoso farsi vedere poveri, è molto vergognoso, cioè è una cosa che ci tocca in una maniera così primitiva e così... così istintiva, così poco razionale. Cioè io vedo, non so, mio figlio a 4 anni che è per strada, se vede un povero lo guarda con apprensione, con paura, e con la paura atavica probabilmente di diventare lui stesso povero un giorno, che noi diventiamo poveri e quindi non potremmo più essere felici. Ecco, una cosa che mi disse mio figlio qualche tempo fa è stata: mamma, i poveri hanno la faccia triste. Cioè lui associa la povertà alla tristezza. Poi non necessariamente deve essere così, ovviamente, spesso lo è, perché purtroppo è così, sì, spesso la povertà è tristezza, e quindi non bisogna mai farsi vedere con la faccia da poveri, perché se ti vedono con la faccia da povero è una faccia triste, è una faccia delusa, amareggiata, è una faccia di chi ha perso tante cose oppure non le ha mai avute, è la faccia di chi non ha mai realizzato un desiderio, e quindi non realizzare i propri desideri è qualcosa di terribile per un essere umano. Senti, un'ultima cosa riguarda un po' il ritmo di questo romanzo, perché devo dire che appunto la storia raccontata così, no? Se uno dice: beh, raccontiamo anche attraverso i soldi uno potrebbe pensare: vabbè, ma che palle, cioè, nel senso, come... E invece tu hai un ritmo estremamente incalzante, che in alcuni casi è veramente quasi un po', non dico da thriller, però ci sono questi colpi di scena, ci sono questi rovesciamenti. Clara ha un modo di raccontare, quindi tu, cioè la voce di Clara, ha un modo di raccontare così incalzante che veramente sembra veramente un film, cioè sembra che lo stia raccontando recitandolo. Come hai curato questo aspetto del libro? Guarda, io ho scritto molto come sempre faccio, cioè come mi veniva, non chiedendomi cosa stavo per scrivere. E nel caso di Clara ho voluto coscientemente che fosse così, cioè l'ho fatto con coscienza, perché volevo che Clara fosse un fiume in piena, dove io come scrittrice, io come personaggio del libro e io come scrittrice esterna, potevo entrare molto poco, cioè doveva essere proprio lei a parlare, doveva dire quello che le veniva in mente in quel momento, non come quando appunto si parla normalmente, si sta raccontando una storia orale.
Perché ovviamente poi il libro è costruito in questo modo, cioè sono io che raccolgo la sua testimonianza, la registro sul telefono e fondamentalmente sbobino questa lunga conversazione che è più un monologo che altro. E quindi volevo rendere l'idea proprio del racconto orale, che non era qualcosa di scritto, ma era qualcosa di ascoltato che io ho riportato su carta. Beh, funzionerà molto l'audiolibro allora, probabilmente, di O la questa. trasposizione teatrale. Non lo so, Oh, esatto, una spero di sì. trasposizione teatrale sarebbe molto bello. Ci hai pensato? Perché due No, voci. no, non ci ho pensato, però non è una cattiva Ah. idea, Ne certo. riparleremo. riparleremo. Allora, Volentieri. grazie mille a Melissa Fanarello, Storia dei miei soldi, pubblicato da Bompiani. La tua seconda scelta è un brano di Rosa Balestrieri, Rosa canta e Kunta. Come mai l'hai scelto? Ma perché in siciliano Kuntari significa allo Racconta. stesso tempo contare, come Racconta. contare i soldi, contare i numeri, e raccontare. Ah, ecco, Per vedi. cui è proprio il verbo perfetto Certo. che si addice a questo libro. Grazie mille, Melissa. A A presto. presto. A voi, Ciao. grazie, ciao. Ciao.